Abbiamo visto tempo fa i teoremi su come si calcolano i limiti, i teoremi legati ai limiti finiti e limiti infiniti, oppure limiti che non esistono, cioè non sono né finiti né infiniti. Adesso vediamo un altro paio di teoremi che danno la proprietà generali di funzioni convergenti, cioè dove il limite c'è, esiste, che ci saranno molto utili in seguito. Uno di tre abbiamo già visto, è quello dell'esistenza e unicità del limite. Se il limite quando c'è, ce n'è uno solo. L'altro teorema, anche questo cruciale, si chiama il teorema della permanenza del segno. Relativo al confronto tra segno della funzione e segno del limite, segno in senso algebrico. Allora, supponiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x sia cioè, funzione converge, cioè il limite L è un numero reale e non è 0, quindi ha un segno. E 0 a priori può essere sia più che negativo. Se il limite esiste finito e ha un determinato segno, per esempio è positivo o è negativo, fammi scrivere su un'altra pagina, vediamo che il L sia maggiore di 0, ma funziona anche se è negativo, ripeto, allora esiste almeno un intorno di x con 0, escluso al più x con 0, tolto x con 0, perché x con 0 la funzione potrebbe non esistere, in cui per tutti gli x appartenenti a questo intorno, x con 0 escluso, è intersecato al dominio della funzione, allora la funzione ha lo stesso segno del limite. Se il limite è positivo, la funzione è positiva. Se L è negativo, la funzione è negativa. Ripeto, se la funzione converge, cioè il limite esiste finito, e non è zero, esiste almeno un intorno di x con 0, x con 0 perché? Perché il limite è L se x tende a x con 0, questo numero, cioè quello in cui il limite vale L, esiste almeno un intorno di questo punto dove la funzione ha lo stesso segno del limite. Se il limite è positivo la funzione è positiva, se il limite è negativo la funzione è negativa. Ok? Questo possiamo anche vedere nella dimostrazione perché è molto semplice. Questo è quello che dice il teorema, l'enunciato è questo. Per dimostrarlo è sufficiente utilizzare la vera e propria definizione di limite. Grazie. Cioè, se il limite per x che tende a x con 0 di f di x è L, significa che scelgo un epsilon positivo e la funzione approssima L per meno di epsilon quando x approssima x con 0 per meno di delta togliendo x con 0, questo è il significato del 0. Okay? Qualunque scelta di epsilon io faccia, posso determinare un delta in modo tale che f di x sta in un intorno di L di semiampiezza epsilon tutte le volte che x sta in un opportuno intorno di x con 0 di data ampiezza, questa è determinata in funzione di epsilon. Ripeto, questo vale per ogni scelta di epsilon, se la funzione converge. D'accordo?
Se io riscrivo queste espressioni, tutti d'accordo, tutto chiaro, cioè non faccio altro che ripetere la definizione di limite. Riguardiamo un attimo questa. F di x differisce da L per meno di epsilon, posso anche scriverla come, ricordate che se ho una variabile la cui differenza da un numero è minore di una certa grandezza positiva, significa che questo sta in un intorno centrato in L di semiampiezza epsilon, cioè f di x appartiene all'intervallo dove l'estremo inferiore è L meno epsilon, cioè il centro meno il raggio, e l'estremo superiore è il centro più il raggio dell'intorno. Ok? Cioè L meno epsilon è minore di f di x, che è minore di L più epsilon, gli estremi dell'intorno. Ok? Ora osservate questo numero L meno epsilon. Supponete che il limite sia positivo, la funzione converge a numero positivo. Allora, se scelgo epsilon più piccolo di L, sempre maggiore di 0 ma più piccolo di L, allora L meno epsilon è positivo, e questo è più piccolo di questo. Se ne faccio la differenza, grande meno piccolo, ottengo un numero positivo. Ok? Ma allora, torno alla disuguaglianza di prima, questo numero è positivo. Quindi ho un intorno in cui, a patto che sia sufficientemente piccolo, cioè che epsilon sia sufficientemente piccolo, in cui la funzione è positiva. E il teorema è dimostrato. Attenzione a non confondere gli avverbi. Quando dico la funzione converge a L, questo significa che qualunque epsilon io scelga che sia positivo, succede questo. Il teorema del segno dice che esiste almeno un intorno, cioè c'è un epsilon opportuno tale che succeda questo. Non qualunque epsilon, ma c'è, posso trovare un intorno di scongiuro in cui la funzione ha lo stesso segno del limite. Un grafico vale 10.000 parole, vediamolo graficamente. Se qui ho x con 0 e questo è L, ok, se la funzione converge a L, significa che se ho un intorno sufficientemente piccolo di L, la funzione in questo intorno ha lo stesso segno di L. Okay. Se invece prendo un intorno troppo grande, prendo anche intervalli o punti dove la f di x ha segno diverso. Il teorema del segno non dice qualunque intorno di x con 0 la funzione ha lo segno di L, ma esistono intorni opportuni di L in cui la funzione e il limite hanno lo stesso segno. Ok? Non so se mi sono spiegato. Attenzione al viceversa. Qui abbiamo fatto un'ipotesi sul limite e deduciamo qualcosa sulla funzione. Il teorema inverso afferma qualcosa sulla funzione e deduce qualcosa sul limite. Se esiste almeno un intorno di x con 0 tolto
x con 0 è intersecato al dominio, in cui f di x è positiva, ipotesi, e in x con 0 la funzione converge, cioè il limite è finito, allora il limite non può essere negativo, però potrebbe essere positivo o nullo. Ripeto, se la funzione in un intorno di x con 0 ha un determinato segno, positivo o negativo che sia, facciamo l'esempio che sia positivo, e in x con 0 converge, allora il limite non è detto che sia per forza di cose positivo, ma sicuramente non è negativo. Perché? Perché se lo fosse contraddirebbe il teorema di prima. Però potrebbe essere 0. Esempio. La funzione x meno 1 alla seconda. Il x con 0 che vale 1. La funzione nell'intorno di 1 è ovunque positiva. In 1 vale 0, in tutto in qualunque intorno di 1 io prenda, essendo un quadrato è sempre positiva. Quindi qualunque x diverso da 1, f di x è maggiore di 0. Tuttavia in 1 la funzione converge, ma il limite è nullo. Cioè il fatto che la funzione abbia un determinato segno non vi garantisce che il limite abbia quel segno. Sicuramente non ha il segno opposto. La funzione è positiva, il limite può essere positivo o nullo. La funzione è negativa, il limite sarà negativo o nullo. Ok? Questo è un caso. In 1 la funzione converge, ma converge a 0, pur se in qualunque intorno di 1 la funzione è sempre maggiore di 0, tolto l'1. Ok? Se invece la funzione ha segni diversi, a destra e a sinistra, allora non posso dire niente. Il limite può essere positivo, negativo, o non posso fare trarre conclusioni sul limite. Ok? Altro teorema, questo è importante, come poi vedremo più avanti. Teorema del confronto. Supponiamo di avere tre funzioni. F di x, g di x e h di x. Ciascuna per il suo dominio. E supponiamo che la prima e la terza convergono a un determinato limite, quale che sia non ha importanza. F di x converge in x con 0 a L,
e h di x sempre x con 0 converge a L. Stesso numero con x con 0 punto di accumulazione per tutti i domini. Ok? Se vale se esiste almeno un intorno di x con 0 tolto x con 0 è intersecato a tutti i domini, se non almeno un intorno di x con 0 succede che f di x è minore o uguale a g di x minore o uguale ad h di x, cioè se in questo intorno posso ordinare le funzioni, le metto dalla più piccola alla più grande, okay? E so che f converge ad L e h converge ad L, necessariamente allora g non può che avere lo stesso comportamento, cioè converge allo stesso limite. Vale anche limite sempre per x che tende allo stesso x con 0 di g di x. Metteremo del confronto graficamente, ha questo significato. Posso cambiare pagina? Io ho x con 0, io ho L e qui ho le tre funzioni, questa è f di x, poi ho h di x e la g è in mezzo a questo ma non so dov'è, cioè la g ha, diciamo in azzurro, un grafico che non conosco, non so come si comporta qua dentro, ma se vale il confronto f di x minore di h, cioè minore di g minore di h, allora necessariamente se tutte e due convergono allo stesso L, anche g converge allo stesso limite. Notevoli, quelli che non si riesce a decidere istantaneamente. Detto questo, mentre quegli assegni ci serviranno più avanti per i criteri di monotonia delle funzioni. Detto questo, passiamo a ditemi se sono troppo veloce, a quelle che si chiamano forme indeterminate. Abbiamo visto fino alla volta scorsa che per calcolare il limite di una funzione, se la funzione è definita in quel punto, è sufficiente sostituire alla x il valore di x con 0. Però ci sono casi in cui questo non posso farlo, ad esempio quando si annulla il denominatore, e abbiamo visto cosa succede se il numeratore converge e il denominatore è infinitesimo. 1 su x, per x tende a 0 il limite diverge, e questo è già a dire qualcosa. Ma se si annullano entrambi,
se ho 0 diviso 0, questo algebricamente non posso farlo, l'algebra qui non mi aiuta. Ok? Queste si chiamano forme indeterminate, quelle in cui l'algebra dice boh, non so cosa fare. Allora queste forme indeterminate possono essere risolubili, alcune possono essere risolubili, cioè posso rimuovere l'indeterminazione. Facciamo un esempio. Questa è una forma del tipo 0 fratto 0, anche se questa è un'eresia, perché 0 su 0 non si dovrebbe neanche scrivere, perché dal punto di vista matematico è una bestemmia, che è una parolaccia proprio, che non è un numero. Diciamo che la forma determinata questa è del tipo 0 su 0. Mettiamoci le virgolette, così i matematici non si offendono. Se al posto di ci scrivo 1, 1 meno 1 fratto 1 meno 1, 0 diviso 0, cosa fa? Boh, non lo so. Però chiunque ha fatto un po' di algebra sa che x alla seconda meno 1 è scomponibile in fattori. Quindi questo posso scrivere come limite per x che tende a 1 di x meno 1 per x più 1 fratto x meno 1. Ora, siccome nella definizione di limite abbiamo detto x appartiene a un intervallo intorno di 1 escluso l'1, okay, escludo il valore di x con 0 nel calcolo della funzione attorno all'1, quindi se x non è 1, x meno 1 e x meno 1 sono semplificabili. Qualunque cosa sia x diversa da 1, x meno 1 diviso x meno 1 fa 1. Di conseguenza mi ritrovo col limite per x che tende a 1 di x più 1 che è 2. E ho rimosso la forma indeterminata, che in questo caso 0 diviso 0 fa 2. Perché può fare qualsiasi cosa, dato che dividere un numero per un altro significa trovare un terzo che moltiplicato per il secondo ti dia il primo, e 2 diviso 0 fa indubbiamente 0, ma anche 3 diviso 0 fa 0, anche 35 diviso 0 fa 0, 0 fa 0. Il tipo di forma indeterminata di questo tipo sono, è risolubile, cioè posso rimuovere l'indeterminazione se la struttura, la forma algebrica della funzione è di un particolare tipo, cioè manipolabile in modo tale che la parte che si annulla è semplificabile, e lo posso fare solo perché x sta intorno di 1 tolto l'1. X meno 1, ripeto, diviso x meno 1 fa 1 per qualsiasi x tranne che per 1. Quindi questa funzione che realmente in 1 non esiste, non c'è, non posso calcolarla, 1 non è nel dominio, però in 1 converge, e converge a 2, cioè mette il limite finito. E sono, sono risolubili tutte le forme indeterminate legate a funzioni di questo tipo, cioè funzioni fratte, dove si annullano sia il numeratore che il denominatore, a patto che la parte che si annulla sia semplificabile. Ok? Vediamo questo. Tutto chiaro fin qua? Altro esempio. È molto simile al precedente.
con il dominio di questa funzione sono x maggiore di 1 e x minore di meno 1. Se x tende a 1, anche qui una forma determinata 0 diviso 0. Ricordo che faremo un'altra volta più in dettaglio, o lo fate voi se volete, il dominio della funzione è x minore di meno 1 oppure x maggiore di 1. Minore o uguale a meno 1 o maggiore di 1. In 1 cosa succede? Io 0 diviso 0. Posso sì scomporre il radicando. Però ce l'ho comunque sotto radice. Posso semplificare questi due. Però all'interno del dominio posso portare questo numero sotto radice. Per adesso x meno 1 alla seconda. Adesso posso semplificare, questo va via tutto, qui rimane x meno 1. E quindi quanto vale questo limite? Tanto ovviamente il limite destro, perché x tende a 1 solo da destra. 2 diviso 0, la funzione diverge. In questo caso 0 su 0 è infinito. Più. Il limite è destro, ripeto. Cambiando tutto sommato poco la funzione, l'esito può essere molto diverso. 0 su 0, forme determinate, significa può fare qualsiasi cosa, dipende dal tipo di funzione. Ok? Qui sì. Posso fare in modo che il numeratore non tenda a 0, ma il denominatore rimane un infinitesimo. Quindi la funzione diverge. Tutto chiaro? Vediamo un altro esempio. Come si comporta questa funzione? X alla seconda meno x meno 2 su x alla seconda meno 4. Il numeratore 4 meno 2, 2 meno 2, 0. 4 meno 4, 0. È una forma indeterminata, 0 su 0. Allora, cosa posso fare? Beh, per le funzioni razionali ho un'arma in più. Perché? Perché se la funzione, se il polinomio, che sia numeratore o denominatore, si annulla per un certo valore della x, quindi che il numeratore è un polinomio di grado n che dipende da x. Se si
secondo, terzo, quarto, quinto grado di differenza. Se dando ad A il valore 0, scusatemi, dando ad X un certo numero, A, in questo caso vale 2, e poi non sia nulla, c'è un medico dei due secoli fa che mi garantisce che questo polinomio è divisibile per x meno a, teorema del resto di Ruffini. Se lo stesso vale anche per l'altro polinomio, quello che c'è al denominatore, significa che entrambi sono divisibili, nel mio caso, per x meno 2. Se, e sono sicuro di riuscirci, scompongo i fattori e la parte che si annulla è semplificabile, ho rimosso l'indeterminazione. Il numeratore è scomponibile come x meno 1 per x meno 2, anzi x più 1 porta per x meno 2, sotto x meno 2 per x più 2, la parte x meno 2 si semplifica, il limite vale 3 quarti. In questo caso 0 fratto 0 fa 3 quarti. Provare per capire. Adesso ci prendiamo qui perché sta per suonare. La regia mi ha aperto che sta per suonare.